dico perché me l'hanno detto degli amici romani. Torino è una città letteraria per eccellenza. Torino è appassionante per un romanziere perché è una città difficile da leggere, da decifrare, piena di paratie, di compartimenti, anche di barriere invisibili, perché ci sono le persone che si invitano a cena e quelli che si invitano a prendere un caffè. Il fatto che Torino sia una città suddivisa a compartimenti stagni, questo sì, fa parte dei luoghi comuni torinesi che, come tutti i luoghi comuni, hanno un fondo di verità. Io credo che ogni città rappresenti un caso a sé, che non ci si possa non si possa credere che ogni città corrisponda allo stesso stereotipo. Oggi, secondo me, Torino è proprio la città del libro, perché la Fiera del Libro è fondamentale. Si è dimostrata come dire, ambiente giusto, ideale per un certo tipo di romanzi, sia gialli, sia polizieschi, sia soprattutto commedie sociali. Soprattutto il modello però è nato prima. Io penso che insomma, una data di inizio possibile sia l'anno in cui venne pubblicato La Donna della Domenica. 1974, che è proprio lo spartiacque, perché Fruttuoso e Lucentini hanno dimostrato che si poteva scrivere un giallo ambientato a Torino, lo si poteva fare sotto forma di commedia goldoniana, sia pure giocando sui vari registri linguistici, sui tic dei vari personaggi, sulla torinesità. E si è aperta una cateratta, molti di noi hanno capito che si poteva lavorare in quella direzione lì. Sovvertendo anche un po' la divisione fra letteratura di consumo, letteratura sperimentale, letteratura alta. Di novità negli ultimi 10 o 15 anni mi sembra che ce ne siano state tante in città, legate, ma questo ormai lo sanno tutti, un po' al crollo, comunque al ridimensionamento della Fiat, che ha condizionato per un secolo praticamente la vita torinese. La città che prima alle 11 di sera sostanzialmente chiudeva i battenti, si è improvvisamente risvegliata, insomma, fino a 15 anni fa era difficile vedere le notti animate come si vedono adesso. Vedere tanti giovani che uscivano di casa, che non si rimbambivano in gruppi isolati e in interni o magari davanti alla televisione. Io stesso ho trovato un cambiamento nella composizione degli scrittori che vivono e lavorano su Torino, perché ho visto che sono emerse delle personalità di scrittori e di scrittrici che sono torinesi congiunturalmente, sono qui ma potrebbero essere altrove, hanno un legame culturale e letterario con la città, però nei loro temi questo non si fa particolarmente sentire. Io amo molto, moltissimo Torino, ci sono nata, è la mia città, ci sto benissimo, non me ne può importare di meno di essere qui, cioè io scriverei in qualsiasi posto, mi mettete sul picco di una montagna, forse al lago non scriverei tanto perché odio il lago. Al mare mi piacerebbe moltissimo scrivere, però direi che io non vedo nessun rapporto tra il vivere qui e il modo in cui io scrivo o non scrivo. A Torino scrivono più persone, ma più persone trovano lo sbocco poi della pubblicazione, insomma. Diciamo, da un lato autori strettamente locali, cioè che si rivolgono ad un pubblico più locale, ma anche autori che invece raggiungono la diffusione nazionale, insomma. Mi sembra che si pubblichi di più, che gli autori torinesi riescano più che in altre città a pubblicare. Forse abbiamo liberato quelle energie Fiat, no? Che prima erano concentrate sulla fabbrica, adesso si esprimono in altro modo. Non è solo una boutade, secondo me. Secondo me una volta in molte famiglie il figlio veniva già istradato mentalmente dai 3 mesi di vita in poi a un mestiere
in qualche modo all'ombra di mamma Fiat. Invece adesso dicono, ma perché insomma in fondo la precarietà è la caratteristica di questo tempo, per essere un precario in uno studio di avvocato faccio quel che mi pare e scrivo. L'attività di chi scrive è per forza di cose quella di, insomma, ha a che fare con la precarietà, e da questo punto di vista il mestiere di, se uno sceglie di scrivere nella vita, è assolutamente al passo con i tempi, siamo precari per definizione. Ci sono tantissime scrittrici a Torino e secondo me hanno un lato in comune, non da poco, e cioè hanno un grande senso dell'umorismo nella loro scrittura. Mi sembra che ci sia un fil rouge che sia la capacità di ridere sugli altri, ma soprattutto su se stessi. E questo mi piace moltissimo, direi che se non fosse la mia città mi piacerebbe che lo fosse. Tra l'altro mi piace che esista adesso in Italia una linea di letteratura appunto fondata sull'ironia, sull'autoironia, sul senso dell'umorismo, e non solo la letteratura seriosa legata alla storia o ai grandi problemi della società. Siamo un po' stufi di questo.